Ieri incontro tra sindacati e azienda e Aspal, vi sono state comunicate delle cifre, dei numeri sia relativi ad Aspal sia relativi a Crescere Insieme. I tagli del bilancio riequilibrato iniziano a farsi sentire, sono anche piuttosto consistenti in questo ambito. Sì, e ieri appunto abbiamo avuto questa comunicazione urgente di incontro da parte della direttrice di Aspal, il presidente di Costruire Insieme e il presidente di Aspal. Siamo stati convocati ieri pomeriggio alle 17 e nel tavolo dove poi c'è appunto abbiamo redatto verbale e sono stati comunicati i dati quantomeno allarmanti, cioè che rispetto al bilancio riequilibrato sia Aspal che Costruire Insieme avrebbe grosse difficoltà per la continuazione dei servizi e risulterebbero quindi anche degli esuberi in conseguenza di questi tagli che si sono verificati sul bilancio riequilibrato. È chiaro che siamo qui con i lavoratori in comune perché rispetto all'incontro del 5 di dicembre dove appunto il sindaco, il capo di gabinetto e l'assessore alle partecipate aveva dato rassicurazione al personale rispetto appunto all'anno prossimo, l'incontro di ieri invece è stato possiamo dire devastante. E non sono stati espressi tagli per il personale, ma il taglio chiaramente ai fondi è inevitabile che comporti una minore disponibilità per il pagamento degli stipendi. Di conseguenza abbiamo potuto registrare che a conti fatti sul costo del personale sicuramente non ci saranno i fondi per garantire lo stipendio e le retribuzioni a tutti i dipendenti attualmente occupati. Di conseguenza la nostra preoccupazione è forte proprio per questo. I servizi sono indispensabili. In realtà non c'è un servizio che potrebbe essere tagliato, però è chiaro che la gente va pagata per i servizi che fa. Quali saranno le vostre azioni a questo punto? Chiaramente adesso ci sarà un coordinamento nostro interno tra le varie segreterie perché è necessario fare il punto della situazione. Le parole rassicuranti del sindaco in realtà le prendiamo come tali, ma chiaramente i numeri che abbiamo nelle nostre mani sono altri. Un coordinamento che noi faremo perché abbiamo necessità di portare tutte le problematiche che in questo momento sono presenti nei vari tavoli, quindi oltre ad Aspal, Aristor, il teatro, i lavoratori dell'AMIU, perché abbiamo paura di un effetto domino. Chiaramente nessuno deve rimanere fuori in questo momento da nessun tavolo e sarà nostra cura, siamo noi che a questo punto vogliamo prendere in mano la situazione e coordinare tutti, nonostante il periodo natalizio, cioè noi saremo comunque presenti sempre perché non vogliamo lasciare nessuno indietro, questo è il nostro obiettivo, il nostro scopo comunque principe. E se il sindaco, se l'amministrazione comunale sarà dalla nostra parte, sarà una battaglia che noi faremo in regione, a Roma, col nuovo governo, ovunque noi ci sposteremo.